Oggi siamo venuti in Piemonte, esattamente a Torino, per poter testare un nuovo vino rosso. Questo è un Barbera d'Asti, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. Cominciamo analizzando l'etichetta. Essa risulta essere molto classica, anche se in linea di massima i caratteri sono un po' affollati. La dicitura Barbera d'Asti e la cantina di produzione sono molto leggibili e quindi contraddistinguono in maniera adeguata la bottiglia. Al momento dell'apertura troviamo un normale tappo di materiale agglomerato a grana fine. Questo non mostra comunque alcun segno né di muffe né di fuoriuscita del liquido ed ha quindi garantito una buona conservazione del prodotto. A prima vista questo rosso piemontese si presenta con un corretto colore rosso granato. Facendo roteare il vino nel calice, notiamo che la densità non è particolarmente alta. Allo stesso tempo, guardando attraverso il vetro, troviamo una trasparenza piuttosto elevata. Portando il calice al naso, abbiamo notato immediatamente la sensazione pungente data dall'elevato grado alcolico. La gradazione riportata in etichetta è infatti di 14,5 gradi. Subito dopo si sprigionano note di amarena e frutti di bosco, accompagnate da una piacevole sensazione aromatica di cacao, caffè e tostato, che è il risultato di un affinamento fatto in barrique per 6 mesi. Complessivamente, comunque, il bouquet e l'intensità aromatica non risultano particolarmente complessi. Al palato i tannini di questo vino risultano morbidi, poco astringenti e anche in questo caso si ripresenta la sensazione di alcolicità. Nel complesso risulta un vino piuttosto bilanciato, pur avendo una bassa corposità. Dopo la deglutizione riemergono chiaramente i sentori di affumicato tostato già individuati a livello olfattivo. Ora che abbiamo visto le ottime caratteristiche di questo vino rosso piemontese, possiamo abbinarlo tranquillamente alla cucina piemontese. Infatti è ideale su piatti di cacciagione e secondo i piatti di carne abbastanza consistente. Mi raccomando, ci vediamo su YouTube e su Facebook. Alla prossima!